continuiamo a lasciarci accompagnare dalle riflessioni e dagli scritti e dai ricordi di padre Guglielmo Alemonti, che stiamo prendendo da uno dei suoi libri, I miei giorni con padre Pio, e lo continuiamo nonostante la festa liturgica di padre Pio si sia conclusa ieri, ma noi continuiamo ancora, anche perché attraverso padre Pio ci possiamo, per esempio, preparare alla imminente e prossima festa di San Francesco. Francesco d'Assisi è appunto il padre di padre Pio. Padre Pio diceva: io sono figlio di San Francesco, come ogni frate minore, ogni francescano può dire: io sono figlio di San Francesco. Ma lasciatemelo dire, ogni cristiano che vive il Vangelo può dire: io sono figlio di Francesco d'Assisi, perché Francesco d'Assisi ha vissuto e ha dato testimonianza di un Evangelo appunto concretizzato, incarnato nella storia e nella vita. Padre Pio insegnava, dice padre Guglielmo, a coltivare il silenzio e a custodire il raccoglimento per poter vigilare sulla propria anima. Padre Pio è stato un grande direttore di anime, è stato un grande forgiatore di anime, come dice padre Guglielmo Alemonti. Ha combattuto addirittura con il demonio, ha avuto grandi esperienze mistiche, ma ha saputo modellare, aiutare le anime a modellarsi su Cristo. Quello che è il compito di ogni guida, di ogni direttore, di ogni padre spirituale. Aiutare la persona, l'anima, a modellare la sua vita su Cristo e quindi a realizzare nella sua vita la volontà di Dio. Tutto per Gesù e tutto per le anime. In queste due espressioni noi possiamo rileggere, sintetizzare la vita di padre Pio da Pietrelcina. Tutto per Gesù e tutto per le anime. È un po' il percorso di perfezione che padre Pio ha indicato a ogni uomo, a ogni suo figlio spirituale. E chiaramente questo percorso, questa arte, tra virgolette, di direzione spirituale di padre Pio, come ho già detto, deve essere ancora approfondita e la Chiesa ha e dona a tutti il tempo di poterla approfondire. E uniamo a queste riflessioni che ho sintetizzato dalle riflessioni di padre Guglielmo Alemonti una cronaca, un racconto, ecco, di cronaca che padre Guglielmo fa sempre. Dice: un giorno, alla solita ora, ero solo in sacrestia, vicino al padre. Fuori il buio era fitto, quindi era di mattino molto presto. Il padre estrasse faticosamente da dentro la manica dell'abito un fazzoletto bianco. Si vedeva che era nuovo. Lo girò e rigirò tra le mani. In uno dei quattro angoli il fazzoletto aveva un grosso marchio rosso e vi era cucita una S. Non so perché, dice padre Guglielmo, il mio pensiero corse alla prima lettera della parola, Satana. Vidi che il padre si affaticava a staccare quel marchio, ma non ci riuscì. Gli dissi: padre, dammi il fazzoletto, lo tolgo io. Padre Pio gli consegnò il fazzoletto e gli disse: se ci riesci. Provai a lungo, dice padre Guglielmo, ma invano. Quindi padre Guglielmo riconsegna a padre Pio questo fazzoletto e gli disse: padre, non ci riesco. Il padre lo riprese fra le mani, ci passò un dito sopra e la S scomparve. Io vi aspetto domani, padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.